Proseguiamo con le equazioni esponenziali risolvibili con tecniche varie, tratte questa volta dal testo intitolato Lezioni di Matematica 1 per il triennio, il volume appunto, il volume 1, edizione mista, della casa editrice ETAS, degli autori notissimi e utilizzatissimi Lamberti, Mereu, Nanni. 3 che moltiplica 3 elevato a 2x più 7 elevato alla 2x più 1 uguale 3 elevato alla 2x più 2 più 7 alla 2x. Allora, direi di fare in questa maniera, direi di intanto applicare la proprietà delle potenze e scrivere 3 che moltiplica 3 alla 2x più un 7 elevato a 2x per un 7 elevato a 1, quindi per un 7. Non so, trasporterei ad esempio questi termini a sinistra scrivendo meno un 3 alla 2x per un 3 al quadrato, applicando ancora una volta la proprietà delle potenze, e un meno 7 elevato a 2x, tutto quanto uguale a 0. A questo punto direi che, come vedete, si può sommare 3 che moltiplica 3 alla 2x meno un 3 al quadrato che moltiplica 3 alla 2x. Allora, 3 meno 3 al quadrato è un 3 meno 9, quindi viene fuori un meno 6 che moltiplica un 3 elevato a 2x. Si può sommare 7 per 7 alla 2x meno 7 alla 2x, quindi un 7 meno 1 viene un 6 che moltiplica 7 elevato a 2x. Allora, tutto quanto uguale a 0. Allora, dividiamo per 6 ambi i due membri e il 6 e il meno 6 se ne vanno, trasportiamo questo dall'altra parte, avremo un 7 alla 2x uguale semplicemente un 3 alla 2x, ovvero dividendo per esempio, giusto se vogliamo seguire il testo, i suggerimenti del testo, dividiamo ambi i due membri per 3 alla 2x, ottenendo un 7 alla 2x fratto 3 alla 2x uguale 1. 3 alla 2x fratto 3 alla 2x è 1. Questo diventa un 7 terzi elevato a 2x uguale, al posto di 1 possiamo scriverci 7 terzi alla 0, che è come dire 1. Eguagliamo i due esponenti trovando che 2x è uguale a 0 e pertanto la soluzione di questa equazione esponenziale è, direi, x uguale 0. 10 elevato a 2 meno 2x uguale 2 che moltiplica 10 elevato a meno x. Scriviamo la nostra equazione esponenziale in questa maniera, come 10 al quadrato per un 10 elevato a 1 meno 2x uguale 2 che moltiplica 10 elevato a meno x. Ma 10 elevato a meno 2x, per la proprietà delle potenze, può essere scritto naturalmente con davanti un 10 al quadrato come 10 alla meno x per un 10 alla meno x uguale 2 per 10 alla meno x. Per prima cosa, se dividiamo ambe due membri per 10 alla meno x applicando il secondo principio di equivalenza delle equazioni, 10 alla meno x e 10 alla meno x da una parte se ne vanno, e rimane in pratica che 10 alla 2 meno x, basi uguali che si moltiplicano, si sommano gli esponenti, è uguale a 2. A questo punto mettiamo il log, che log intendo base 10, quindi log decimale, davanti a ciascuno dei due membri. Quindi log in base 10 di 10 alla 2 meno x è uguale a log di 2. Ma log in base 10 di 10 alla 2 meno x non è altro che un 2 meno x, quindi otteniamo un 2 meno x uguale logaritmo di 2. Pertanto, se trasportiamo meno x a destra e il logaritmo di 2 a sinistra, otteniamo proprio che x è uguale a 2 volte meno logaritmo di 2. Facciamo notare come il testo log decimale ci mette il pedice 10, la base, va bene, ma sappiamo che log decimale si può indicare anche semplicemente come log, quindi 2 meno log di 2 è la soluzione di questa equazione esponenziale. 2 elevato a 2x meno 5 elevato a x meno 4 elevato a x meno 1 più 25 elevato a x mezzi meno 1. Allora, 2 elevato a 2x lo possiamo scrivere come un 2 al quadrato elevato alla x, quindi come un 4 alla x meno 5 alla x. Qui possiamo scrivere un meno 4 alla meno 1 che moltiplica un 4 alla x, dissociando quella differenza dall'esponente. Abbiamo poi che 25 è un 5 al quadrato, quindi è un 5 al quadrato elevato alla x mezzi meno 1, il 2 del quadrato moltiplica per la regola della potenza di potenza l'x mezzi e il meno 1. Quindi otteniamo un 5 alla x meno 2 uguale a 0. In definitiva mettiamo allora 4 alla x in evidenza nei primi due, ottenendo un 1 meno 4 alla meno 1 che non è altro che un quarto. Poi abbiamo un meno 5 alla x più un 5 alla meno 2 per un 5 alla x uguale a 0. Raccoglieremo anche un 5 alla x. Allora, qui abbiamo che 1 meno un quarto è 4 quarti meno un quarto, quindi è un 3
quarti, tutto che moltiplica un 4 da x, uguale, trasportiamo questi due a destra, raccogliendo un 5 alla x. Naturalmente se li trasportiamo a destra, meno 5 alla x e 5 alla meno 2 per 5x cambiano rispettivamente di segno, e abbiamo quindi che otteniamo un 1 meno 5 alla meno 2, che è 1 fratto 5 al quadrato, un 25esimo. Otteniamo cioè che 1 è 25 25esimi meno un 25esimo è un 24 fratto 25, quindi otteniamo in definitiva un 3 quarti che moltiplica 4 alla x uguale a un 5 alla x che moltiplica un 24 25esimi. Allora possiamo applicare il secondo principio di equivalenza delle equazioni moltiplicando ambe due membri per 4 fratto 3 che moltiplica 5 alla x, cioè facciamo così. Questa da una parte e questo dall'altra. Lo possiamo fare perché questa quantità 4 fratto 3 che moltiplica 5 alla x è sicuramente una quantità diversa da 0. A questo punto permettetemi di cancellare questi tre passaggi, visto che ormai sicuramente li avete presi. A questo punto avremo che 4 terzi per 3 quarti è 1, abbiamo a sinistra un 4 alla x fratto un 5 alla x uguale 5 alla x fratto 5 alla x è 1, abbiamo un 24 terzi che è un 8, otteniamo praticamente a destra un 32 25esimi. A questo punto questo lo possiamo scrivere come 4 quinti tutto quanto alla x uguale un 32 25esimi. Facciamo notare che se avessimo avuto 2 quinti alla x avremmo potuto ottenere, abbiamo l'equazione esponenziale elementare del tipo a alla x uguale b, che però non possiamo risolvere uguagliando gli esponenti. Se avessimo avuto un 2 quinti alla x l'avremmo potuto fare. Possiamo ad esempio mettere, come fa il test, un logaritmo in base a 4 quinti di 4 quinti alla x, e mettere anche a destra un logaritmo in base a 4 quinti di 32 25esimi, ovvero logaritmo in base a 4 quinti di 4 quinti alla x e x, otteniamo la soluzione che è x uguale logaritmo avente base 4 quinti di 32 25esimi. E questa dunque la soluzione del nostro esercizio. Leggiamo adesso quest'altra. 3 elevato 4x meno 2 fratto 3 elevato x meno 2 meno 2 che moltiplica 3 elevato 2x più 1 meno 57 che fratto 3 elevato 1 meno x più 84 uguale 0. 3 elevato x meno 2 e 3 elevato 1 meno x, che sono termini che stanno al denominatore, sono sicuramente sempre diversi da 0 perché sono esponenziali, per definizione mai nulli. Allora scriviamo questa equazione in questa maniera: 3 alla 4x che moltiplica un 3 alla meno 2. Sotto riscriviamo 3 alla x meno 2 come 3 alla x che moltiplica un 3 alla meno 2 meno 2 che moltiplica 3 alla 2x più 1, dissociando quella somma è un 3 alla 1, ovvero un 3 che moltiplica un 3 alla 2x. Questo viene invece trasportando al numeratore 3 alla 1 meno x, cambiando di segni 1 e meno x e facendo diventare un 3 alla x meno 1, è un 57 che moltiplica 3 alla x meno 1 più naturalmente 84 uguale 0. Qua abbiamo che 3 alla meno 2, 3 alla meno 2 se ne vanno, 3 alla 4x diviso 3 alla x è un 3 alla 3x naturalmente, sarebbe 3 alla 4x meno x, ovvero un 3 alla 3x, meno 2 per 3 6, 3 elevato un 2x. Questo lo scriviamo come meno 57 per 3 alla meno 1 per un 3 alla x più 84 uguale a 0, ovvero abbiamo un 3 alla x elevato al cubo meno 6 che moltiplica 3 alla x elevato al quadrato meno un 57 terzi, perché 3 alla meno 1 è un terzo, per 57 è 57 terzi, che moltiplica 3 alla x più 84 uguale a 0. Ma 57 terzi è 19, quindi questo lo scriviamo come meno 19 che moltiplica 3 alla x. E metto fra parentesi per far vedere che basta porre t alla x uguale t in comunità ausiliare per ottenere un'equazione di terzo grado che va facilmente risolta, lo vedremo, con la regola di Ruffini, perché non ci sono altro modo. Quindi ponendo t alla x uguale a t otteniamo un'equazione di terzo grado della variabile t completa del tipo t al cubo meno 6t al quadrato meno 19t più 84 uguale a 0. Tra tutti i possibili divisori di 84, che sono più o meno 1, più o meno 2 e anche più o meno 3, c'è ad esempio il valore 3, che se andate a sostituirlo al posto di t vi annulla il polinomio a sinistra. Quindi, facendo la nostra griglia di Ruffini e mettendo in qua il valore 3, che è proprio uno 0 del polinomio di terzo grado a sinistra, mettiamo qui i coefficienti 1 uguale di t cubo meno 6 meno 19 e qui viene l'84. Allora
1 è anche il coefficiente del nostro quoziente di secondo grado, il polinomio quoziente di secondo grado, 1 per 3 è 3, meno 6 più 3 è meno 3, per 3 è un meno 9, meno 19 meno 9 è un meno 28. Se moltiplico meno 28 per 3 ottengo proprio un meno 84, che sommato ad 84 mi fa venire un resto nullo come deve essere evidentemente. Allora abbiamo che questo lo possiamo scomporre in t meno 3, che moltiplica che cosa? 1 per t quadro, meno 3 per t, meno 28 uguale a 0. Ma attenzione, a sua volta t quadro meno 3t meno 28 può essere scomposto in quanto trinomio di secondo grado in t, notevole, caratteristico, e pertanto, qui scriviamo tra l'x uguale a 0, scriviamo sta qua, la nostra equazione esponenziale elementare. Qui naturalmente possiamo tener conto che qua abbiamo un t meno 3. Questo lo possiamo scrivere t quadro meno 3t meno 28 come t meno 7 per t più 4 uguale a 0. Meno 7 per più 4 è il termine noto della nostro trinomio di secondo grado meno 28. Meno 7 più 4 è meno 3, il coefficiente cioè che moltiplica da t. Otteniamo, applicando la legge dell'annullamento del prodotto, tre soluzioni che sono t meno 3 uguale a 0 quando t con 1 uguale a 3. T meno 7 uguale a 0 quando t con 2 uguale a 7, t più 4 uguale a 0 quando t con 3 è uguale a meno 4. T con 3 uguale a meno 4 però la incornicio perché la scarto, perché essendo una soluzione negativa, noi prendiamo dell'equazione nella variabile t ausiliaria di grado n che ci interessa solamente i valori positivi perché poi devono andare a essere messi nella nostra equazione esponenziale elementare nella quale tra le x non può mai essere pari a meno 4 o comunque a un qualsiasi valore negativo. Quindi avremo che per t con 1 uguale a 3 otteniamo che tra la x uguale a 3. Per t con 2 uguale a 7, otteniamo che 3 alla x è uguale a 7. Allora, tra la x uguale a 3, se 3 lo scriviamo come 3 alla 1, eguagliando gli esponenti, otteniamo che la prima soluzione è x con 1 uguale a 1. Questa va unita alla soluzione derivante da questa equazione esponenziale elementare 3 alla x uguale a 7, che possiamo scrivere mettendo ad esempio il logaritmo in base 3 da una parte e dall'altra, e scrivere quindi il logaritmo in base 3 di 3 alla x uguale al logaritmo in base 3 di 7. Quindi otteniamo che x con 2 è uguale al logaritmo in base 3 di 7, che è la soluzione che ci fornisce il testo, ma logaritmo in base 3 di 7 può essere scritto, ad esempio, se vogliamo utilizzare il logaritmo naturale, operando un opportuno cambiamento di base, quindi x con 2 si può anche scrivere come ln di 7 fratto ln di 3, quindi x con 1 uguale 1 e x con 2 uguale log in base 3 di 7, oppure anche ln logaritmo naturale di 7 fratto logaritmo naturale di 3, sono le due soluzioni della nostra equazione esponenziale. Valore assoluto di 3 alla 2x meno 2 uguale 3 alla x. Ricordiamo che le equazioni con valore assoluto si risolvono purché il termine che c'è a destra sia un termine maggiore o uguale di 0, che se fosse un termine negativo evidentemente non ammetterebbe soluzioni, ma 3 alla x è un esponenziale per definizione sempre positivo e quindi possiamo risolvere. Intanto discutiamo il valore assoluto, ovvero 3 alla 2x meno 2, dicendo che il valore assoluto di 3 alla 2x meno 2 vale 3 alla 2x meno 2 se 3 alla 2x meno 2 è maggiore o uguale di 0, oppure 2 meno 3 alla 2x, cioè meno aperta la tonda 3 alla 2x meno 2, che vuol dire 2 meno 3 alla 2x, se invece evidentemente 3 alla 2x meno 2 è minore di 0. Risolviamo una delle due, ad esempio 3 alla 2x meno 2 maggiore o uguale di 0. Trasportiamo il meno 2 a destra, ottenendo un 3 alla 2x maggiore di 2. 2 e 3 sono due numeri primi, non possiamo risolvere questa disequazione esponenziale, naturalmente che si risolve in questo caso come una equazione esponenziale, non cambia niente, cambia solamente il verso della disequazione, utilizzando ad esempio i logaritmi. Direi di mettere da una parte all'altra il logaritmo in base 3 di 3 alla 2x maggiore o uguale del logaritmo in base 3 di 2, ovvero logaritmo in base 3 di 3 alla 2x è 2x. Maggiore o uguale di logaritmo in base 3 di 2 e dividendo ambi due membri per 2 otteniamo che in pratica il modulo di 3 alla 2x meno 2 vale 3 alla 2x meno 2 quando 3 alla 2x meno 2 è maggiore o uguale a 0, che significa dividendo per 2 quando x è maggiore o uguale di logaritmo in base 3 di 2 tutto fratto 2, quindi quando x è maggiore o uguale di log in base 3 di 2 fratto 2, o anche scrivibile come x maggiore o uguale di un mezzo che moltiplica il logaritmo in base 3 di 2, che può anche essere scritto come log in base 3 di radice quadrata di 2, mettendo questo un mezzo all'esponente dell'argomento e quindi scrivere log in base 3 di 2 alla un mezzo, ovvero log in base 3 di radice di 2, ma si può anche scrivere così.
Allora è evidente che 3 da 2x meno 2 sarà minore di 0 quando x è strettamente minore invece di un mezzo. Log in base 3 di 2. Faccio notare come log in base 3 di 2 è il rapporto, ad esempio, tra il logaritmo naturale di 2 e quello di 3, ln di 2 fratto ln di 3. Tutto naturalmente moltiplicato per un mezzo. Bene, detto questo, la nostra equazione si sdoppia in 2. Se al posto del modulo di 3 da 2x meno 2 ci mettiamo 3 da 2x meno 2, quindi avremo un 3 alla 2x meno 2 uguale un 3 alla x. Questo naturalmente, se x è maggiore o uguale di un mezzo che moltiplica il logaritmo in base 3 di 2, otteniamo che, se trasportiamo il 3 alla x a sinistra, otteniamo un 3 alla 2x meno 3 alla x meno 2 uguale 0. Ponendo 3 alla x uguale t incognita ausiliaria, troviamo un'equazione di secondo grado completa in t del tipo t quadro meno t meno 2 uguale 0, ovvero un t meno 2 per un t più 1 uguale a 0. Applicando la legge di annullamento del prodotto, t meno 2 è 0, non t con 1 uguale 2, t più 1 è 0, non t con 2 uguale meno 1, ma t con 2 uguale meno 1 non potrà mai essere messo qui, perché 3 alla x non potrà essere mai pari a un numero negativo, quindi ci mettiamo solamente 3 alla x uguale 2, ovvero otteniamo che, mettendo il log in base 3 da una parte all'altra, x, guardate, è log in base 3 di 2. Ora, è compatibile con la nostra, direi proprio di sì, perché, se avete dei dubbi, è evidente che se io divido il log in base 3 di 2 per 2, mi viene un valore più piccolo rispetto al log in base 3 di 2, e quindi il log in base 3 di 2 è sicuramente leggermente più avanti rispetto al log in più a destra, intendo, rispetto al log in base 3, a destra sull'asse dell'ascissa naturalmente, rispetto al log in base 3 di 2 mezzi, e quindi la soluzione, la prima soluzione è x con 1 uguale log in base 3 di 2, che poi non è altro, ripeto, che un log di 2 fratto un log di 3, oppure ln di 2 fratto ln di 3, che è nell'intervallo certamente un mezzo log di 3, log in base 3 di 2. Detto questo, risolviamo adesso la seconda, ovvero quella equazione nella quale al posto del valore assoluto di 3 alla 2x meno 2 ci mettiamo un 2 meno 3 alla 2x uguale 3 alla x. Questa deve essere definita quando x è minore, cioè siamo nell'intervallo meno infinito un mezzo log in base 3 di 2. Questi due termini li portiamo a destra, ottenendo un'altra equazione di secondo grado in 3 alla x. 3 alla 2x più un 3 alla x meno 2 uguale a 0. E ponendo, come al solito, 3 alla x uguale t in coeta ausiliaria, otteniamo un t al quadrato più t meno 2 uguale a 0, che si può scrivere come, questa volta, un t più 2 per t meno 1 uguale a 0. Applichiamo la legge di annullamento del prodotto: t più 2 è 0 quando t con 1 è uguale a meno 2, t meno 1 è 0 quando t con 2 è uguale a 1. Come prima, scartiamo la soluzione negativa, che non potrà mai essere messa nella nostra equazione esponenziale elementare: 3 alla x uguale meno 2, non avrebbe senso. Ci mettiamo solo 3 alla x uguale 1, ovvero 3 alla x uguale 3 a 0, x uguale 0. Domanda: sta nella nostra, nel nostro intervallo? Direi proprio di sì. Peraltro, per alcune proprietà riguardanti i logaritmi, il logaritmo in base 3 di 2, visto che sia la base che l'argomento sono maggiori di 1, abbiamo la certezza che è un valore sicuramente positivo. Un valore positivo diviso 2 ci dà un valore comunque positivo, e che sicuramente non è minore di 0 né meno 0. Quindi sicuramente siamo certi che x con 1 uguale log in base 3 di 2 va unito a x con 2 uguale 0, e pertanto queste qua che ho scritto in alto sono le due soluzioni della nostra equazione col valore assoluto.